Presidente, 6-0, risultato ampio, dicevamo che probabilmente Colombo le sue migliori risposte le ha avute dal reparto offensivo, perché ha giocato chi finora era stato impiegato meno, doppietta lì delle Monache, doppietta di Golai, gol di Tupta e gol di Cuppone. Sì, hai detto tutto tu, molto bene, questo significa che chi non ha giocato o ha giocato meno si fa trovare pronto sempre, questa è una cosa positiva per noi. Oggi comunque noi ci tenevamo a passare il turno perché la Coppa Italia è importante, non dobbiamo prenderla sotto gamba, perché poi alla fine chi arriva in fondo ha qualche vantaggio lo ha, e quindi era giusto giocarsi la partita. Mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuto anche lo spirito di chi è entrato, che cercava di stare là a battagliare fino all'ultimo secondo, anche se eravamo sopra di 6 gol. Presidente, adesso probabilmente il paragone non regge con l'ultima di Coppa, con l'ultima di precampionato, se non erro era il 28 agosto allo stadio Adriatico, o forse la settimana precedente, ma comunque rispetto a quella partita lì, tutto un altro Pescara. Ma sì, tutto un altro Pescara. Questa è una squadra giovane, per cui bisogna stare con i piedi per terra, perché poi entusiasmarsi troppo non va bene, soprattutto per i ragazzi. È giusto che ci sia entusiasmo nell'ambiente, è giusto che si sia ritrovato un clima di vicinanza alla squadra. Questo mi fa molto piacere, però i ragazzi devono rimanere con i piedi per terra, perché pensare di essere troppo bravi in una partita così ci può stare, perché magari la approcci bene e riesci a fare quello che hai fatto oggi, però bisogna stare con i piedi per terra, perché il campionato è molto lungo e noi dobbiamo fare un buonissimo campionato. Abbiamo detto poco fa, bentornati anche da Loi e Crecco. Sono tutte cose positive, fra 7-8 giorni ci avremo anche Crescenzi pronto, ma chi ha giocato oggi, vedi De Marino piuttosto che Saccani, hanno fatto il loro molto molto bene. È rientrato anche Ingrosso, che aveva avuto qualche problemino fisico. Vergani come sta? Vergani credo che sabato sarà a disposizione, quindi rientrerà anche lui e saremo quasi, quasi al completo, tranne per la Cani, che purtroppo ha avuto quel grave infortunio. Prima di dare la linea in studio per le domande, Presidente, c'è stata molta curiosità per questa visita di Ferrero sabato scorso, ma alla fine perché l'ex presidente della Sampdoria è venuto qui? Ci sembra strano, solo per un saluto a Sebastiani. Ma guardate, io ho un ottimo rapporto con Ferrero, e lui è venuto anche quando abbiamo presentato lo stadio, il progetto dello stadio nuovo. Quindi c'è qualche interesse con la Pescara Calcio? No, non c'è assolutamente nessun interesse, e questo ci tengo a dirlo, come tengo a dire che mi sembra che lui abbia detto: abbiamo fatto diverse operazioni insieme. È chiaro che lui, io credo che veramente quando sento qualcuno si meraviglia, ma la proprietà della Sampdoria credo che sia ancora nelle mani della sua famiglia, quindi quando dice abbiamo fatto è perché lui oggi lo dicevano, è il patron della Sampdoria. Adesso c'è quel problema lì, ma le quote della Sampdoria credo che siano in mano, se non vado errato, alla figlia, al trust, che comunque è riconducibile alla figlia, ma non c'è un interesse per il Pescara, ma nel modo più assoluto, a parte il fatto che c'è ancora tanti problemi da risolvere. Poi devo dire che secondo me bisogna capire che nella vita non è che c'è sempre soltanto un motivo di affari, di business, ci sono anche le amicizie che si coltivano, e non è perché una persona può avere un problema. Io non ho mai abbandonato nessuno nel modo più assoluto, perché con me si è sempre comportato bene ed è stato sempre molto molto corretto e gentile, per cui quando mi ha chiesto se mi faceva piacere se veniva a Pescara, sono stato felice di ospitarlo, abbiamo pranzato insieme, ha visto la partita e poi sono andato a Roma. Domande per il Presidente che vi ascolta. Sì, una cosa veloce. Buonasera Presidente, insomma lo spirito credo che sia da sottolineare, come ha fatto lei, come ha fatto Enrico, come abbiamo fatto tutti quanti qui insomma in studio. Tra l'altro quelli che hanno giocato poco si sono fatti trovare pronti, e questa è una notizia molto importante soprattutto per l'allenatore, come dicevamo un po' tutti. Però mi pare, cioè proprio mi piace anche rimarcare un altro aspetto, ormai il meccanismo di recupero alto del pallone è stato totalmente assimilato dalla squadra. Io credo che questa sia una cosa molto ma molto importante. Eh sì, beh, diciamo che questo è un po' il credo dell'allenatore. I ragazzi stanno mettendo in atto quello che l'allenatore fa ogni settimana sul campo, lavorando, e si vede, perché se guardiamo Aloy, che è rientrato dopo, cioè non aveva mai giocato, quindi comincia
a fare qualche minuto oggi, alla fine chiamava i compagni a pressare sul 6-0, quindi è quello lo spirito che vuole l'allenatore, è giusto che sia così. Se siamo bravi, saremo bravi a continuare su questa strada, credo che ci toglieremo qualche bella soddisfazione, altrimenti se siamo passivi in un campionato come questo, se siamo passivi e aspettiamo sempre che gli altri sbagliano e ci danno la palla sui piedi, facciamo poca strada.